Ciao bambini, sono Letizia della Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino e voglio presentarvi un libro che fa parte della bibliografia Estate coi libri per la prima e la seconda elementare. Eccolo qua, è Duccio il Fantasma. Questo è un libro che fa parte di una collana che si chiama Tandem. Lo sapete che cos'è un tandem? Sono quelle biciclette in cui si va in due, eh? E si chiama così questa collana perché questo libro contiene due storie. La prima storia un pochino più breve ed è scritta in stampatello maiuscolo, mentre la seconda storia, quella per continuare quando si è presa un po' confidenza con la lettura, è un pochino più lunga ed è stampata in questi caratteri. Che cosa parlano? Il protagonista, come avrete capito, è Duccio, un piccolo fantasma molto simpatico, non fa paura, tranquilli. E vi leggo l'inizio della prima delle due storie, così comincerete a conoscere un po' questo personaggio. Zuppa di Nebbia. Nel paese di Falalà c'è un bel giardino. In fondo a questo bel giardino c'è una casa. In cima a questa casa c'è una soffitta. E in questa soffitta abita Duccio, il fantasma. No, aspettate, non scappate, Duccio è un piccolo fantasma gentile. Non ulula per niente, non fa gli occhiacci e non spaventa la gente. Solo qualche volta per giocare si diverte a far paura alle zanzare. Stasera Duccio ha cucinato la zuppa di nebbia, la sua preferita. È venuta una delizia e Duccio se la pappa di gran gusto, ma ne tiene da parte un piattino per il suo amico Ragno Grifagno, che ogni tanto viene a trovarlo. I fantasmi, sapete, non hanno paura dei ragni e neanche dei lupi, e nemmeno delle streghe col naso peloso. Ma di una cosa Duccio ha paura, anzi, una paura matta. Paura, Duccio? No, non ve lo dico. Lo lascio scoprire a voi con la lettura di questo libro. Ciao bambini!